Ciao! Allora, oggi io, Marco e il Pink Fluffy Unicorn siamo in una frazione di Verbania a vedere Villa Poss, una villa di fine 800 che è passata in mano a tanti proprietari, è morta dentro della gente e chissà che misteri cela. La visiteremo, vedremo che è tutto crollato purtroppo, quindi seguiteci. Oh yeah! Che bella che è. Tutta fatta di pietra. Fatto che sia distrutta. Entriamo. Notare anche le porte d'epoca in legno che ovviamente sono state sfondate. Cercheremo di entrare da qui. E vediamo che cosa c'è dentro. Come? Entriamo facendoci largo tra le varie macerie. Vediamo Gianna che è un po' più piccolo di me, ci entro più comodamente. Sì, peccato che mi devo fare largo tra tutte queste Qui, macerie. sì, ma poi cosa sono queste cose? Un motore. Wow. Qua materiale un po' più moderno. Sì, tanti cavi perché. Un muro distrutto. Sì. E qui cosa c'è? Brandini eletti, accatastati. Qui vediamo ancora il pavimento di marmo d'epoca. Questa casa era stata casa, villa, gran villa, era stata costruita fine 700, prima 800, sui resti di una torre di vedetta medievale. Qua. E infatti veniva chiamata anche Villa della Torre o Villa La Torre. Alla nostra Però, destra. sì, alla destra qui ci sono resti ancora di armadi. Credenze, Di credenze, wow. sì. Però questa, la villa venne costruita appunto attorno a questa torre, divenne di proprietà di un nobile, un barone, un marchese, un conte, qualcosa di Novara. In seguito passò tantissime proprietà, ci vennero ad abitare tanti personaggi importanti, anche illustri, tipo chi era Giuseppe Primiano, che era un funzionario dell'epoca napoleonica. Ci venne pure un principe russo, polacco, dell'Europa dell'Est comunque ad abitare. E tra un passaggio di proprietà e l'altro, intanto vediamo il pavimento dell'epoca, Sì. tutto ricoperto di terra, polvere, però è ancora il pavimento di marmo dell'epoca. Stavo dicendo che tra i vari passaggi di proprietà, Qui c'è ancora l'armadio d'epoca a muro. tra i vari passaggi di proprietà, la villa è stata ristrutturata più volte. Cioè, ci sono i sotterranei, ma le scale, cioè, sono andati via dei gradini, quindi Sì, qui è un non po' si può rischioso. scendere. Vabbè, dopo vedremo, però si può salire. Ma tra i vari passaggi di proprietà è stata ampliata la villa, è stato fatto attorno un super giardino con piante tropicali, piante esotiche, soprattutto di dimensioni mai viste da queste parti. Wow, ci fidiamo, sì. Sembrano anche che belli di marmo. Sì, ma tengono proprio anche i corrimano. Vediamo, sì. E purtroppo poi all'inizio del Novecento questa villa divenne di proprietà di Andrea o Alessandro, Poss, comunque Poss,
quello che diede il nome alla villa, di cui si salva, sembra solo una scala che sale su e basta. Di servizio? Di servizio. No, sì, si accede anche ad altri piani. E comunque, quando non anche il signor Boss se ne andò, la villa cominciò a cadere in disuso e si vedono i risultati qui. I muri erano tutti affrescati. Fa vedere, Marco? Non c'è più niente. No, si vedono solo i segni. Si vedono solo i segni, i resti di colore, macchie di colore. Qua ancora il pavimento dell'epoca. Ovviamente sovrastato da polvere. Calcinacci. È un vero peccato. In realtà, a quanto ho letto, questa villa è stata abitata fino alla metà del Novecento. In effetti ci sono anche parti elettriche, impianti elettrici. Wow, qui siamo nella scala principale, qui sì che si vedono ancora i resti di affreschi, stucchi. Che bello che doveva essere. E lì il tetto è crollato però, sì. In alto. E purtroppo il tetto è crollato e anche di queste scale non mi fiderei a salire, infatti se saliamo al piano di sopra riprendiamo la scala che abbiamo appena fatto. Marco, guarda davanti a noi, ci sono ancora i tendaggi. È vero. Che meraviglia, ancora i resti dei tendaggi dell'epoca. È vero. Con la... sì. In più, anche qui, guarda. Ma anche qua, va bene, qui il tetto è crollato del tutto, quindi è impossibile accedere. Però anche lì resti di suppelletti, di mobili, anche qua. Sì, mi sposto così puoi sì, riprendere grazie. Anche tu. Grazie. Oh, è un peccato, anche qui ci deve essere il soffitto a cupola. Tutto affrescato anche lui, invece adesso è crollato. È tutto pieno di muschio. Eccolo qua il soffitto. Dentro doveva essere uno studio pieno di armadi, un archivio, un qualcosa. Veramente uno studio. Degli armadi come sono. Poi qua, ovviamente, io qui sono affacciata invece sulla parte crollata. Eh sì, perché di qui c'è proprio una parte crollata. Distrutta, peccato, peccato. E di qui si vede un pezzo di giardino. Che appunto era il giardino con tutte le piante d'epoca tropicali. Tra l'altro aveva una visuale spettacolare sul lago, perché è proprio sul lago. E allora vediamo dall'altra parte cosa c'è. Un altro tesoro abbandonato, andato in rovina. Allora qua facciamoci spazio tra le porte. Allora qui un'altra parte. Un attimo, aspettami. Ah. Sì, vieni. Eccomi. Qui un'altra parte di villa crollata. Davvero, ma che peccato. Un attimo che giro attorno a questa porta. Sì. Che riprendo meglio, che qui ormai sono tutti i detriti ammassati uno sull'altro. Qua proprio marcito del tutto per essere crollato, sì, in questo modo. Erano le travi che sostenevano il piano di sopra, il tetto. È marcio proprio. Sì. Io non mi fiderei a stare troppo sotto. Per... infatti, più di così non vado avanti. Di finestre. E questo era proprio il tetto. È un peccato. Lì ci sono altre stanze. Ma adesso vediamo qua. Prima di tutto devo scendere. Allora, qui il muro, qui il soffitto stranamente è ancora intatto, ma sta ovviamente marcendo, perché guardate quanta muffa che c'è. Sì, purtroppo in poco tempo questa villa non ci sarà più. E è uno scempio, un vero peccato, perché proviamo hanno qui. Provato a fare delle proposte, volevano trasformarla un bel po' di anni fa in albergo di lusso. E qui? Che poi boh, sarebbe stata preclusa ai più, però almeno si sarebbe conservata.
Ecco, qui siamo dall'altro lato della stanza dove il soffitto è crollato e quindi vediamo tutti gli archivi, tutti gli armadi dell'epoca, insomma. Sì, tutto ormai marcio. Ma quello che dispiace di più, oltre ai mobili, il tetto, che è proprio la struttura che sta partendo. Vedere, vedere. Perlustrando appunto la villa, ho anche notato, oltre ai tendaggi, i resti di questo lampadario in alto, di cristallo, di vetro, ormai andato in frantumi. Sì, resta su solo qualche filamento di gocce di vetro, basta, il resto è crollato Che tutto. lì lì per cadere, e poi qua si notano anche i marmi colorati dei muri, bellissimi, cioè si vede che questa era una casa signorile, molto di lusso. Sì, vieni qua, guarda, se riesci ad avvicinarti qua, si vede bene. Sì, guarda, Qui. la parte gialla. Perché visti la parte gialla, la parte rossa, visti da lontano sembravano degli affreschi, Eh no. invece sono proprio pezzi di marmo lavorati, incassati nel muro. Bellissimi. E qui tutte le stuccature che però sono venute via. Sì, allora andiamo a perlustrare l'altra ala della villa, non passando appunto dalle scale padronali perché non mi fido. Quindi usiamo quelle di servizio che tengono un pochino di più. Sì. È da dove siamo saliti prima e adesso saliamo su di qua. Magari distanziandoci per evitare di concentrare tutto il peso. Esatto. Tanto vediamo che il rilevatore non si muove, è fermo. Oh. Ci anticipi, Marco, cosa ci sono? Cosa c'è su? Un altro piano, ma tutto distrutto, se non sul tetto un armadio che viene giù. Due piani. Due piani? Sì, però vedo che il piano di sopra Sì. sembra tanto chiuso. Adesso vediamo. Adesso vediamo qui. Oh, qui c'è un balcone. Wow! Perché qui c'erano Eccoci. Qui probabilmente queste qui erano le verande, c'è il balcone, quindi. esatto, perché c'erano delle verande che in una delle varie ristrutturazioni sono state chiuse, probabilmente erano queste, cioè chiuse, sono state trasformate in ambienti chiusi, non all'aperto. Presumo che qui non si possa entrare visto che è crollato giù tutto. Magari facendo il giro dall'altra parte, giusto per vedere meglio, non attraverso la grata, però. Ci studiamo qualcosa. Ecco, la lavorazione di tutti i muri, tutta la villa è fatta di queste pietre, che sono le pietre prese dalle montagne qui dietro. Che bella che Sì. è. E c'è dentro tanto quarzo, si vede, perché tutta questa luminescenza è tutto quarzo. E infatti sono le pietre qui della zona. E che belle queste finestre. Sì, tutte decorate. Un attimo che ti faccio spazio così le riprendi meglio. Sì, grazie. Sì, anche perché qua purtroppo bisogna dividersi gli spazi, visto che ci sono un sacco di detriti e gli spazi buoni non sono Detriti, tantissimi. esatto, detriti e anche pezzi pericolanti, quindi. Bisogna stare attentissimi. Esatto. Voilà, eccoci. Allora, qua io non mi fido perché questo armadio è lì lì per cadere giù. Sì, Quindi sotto appunto, non cioè. Io passo, mi dispiace. invece ci provo. Vediamo qui, visto che Io ci sono tutti i non mi detriti. fido. Ah, io passo, se non cade basta non dare di fastidio all'armadio. Non vado certo lì col bastone. Esatto. E tanto ho capito che devo venire anch'io. Fedifrago. Ci Guardate passo. Marco cosa mi fa No. fare ogni volta. Cosa c'è di là? Sempre Ci passare sui detriti. sarà un Marco di meno prima o poi. No, no.
Di qua c'è l'ultimo piano, e poi il lampadario. L'ultimo piano con tutte le stuccature che ormai stanno cucendo, piene di muschio. Gli ornamenti di marmo, che belli. C'è quelli di marmo giallo e quello rosso. Poi mi sto vicino ai rossi e bianco. Wow. Ecco, faccio rivedere il lampadario. E qui anche le porte d'epoca ormai. Tutto distrutto, diroccato, ma anche questo deve essere un ornamento di marmo, magari dentro c'era un qualcosa al centro che è stato asportato. Sì, perché vedo che è tutto grattato. Infatti, chissà cosa c'era. Qui. Ma guarda Marco, c'è anche qui c'è. I pavimenti ancora, che sono nascosti da strati di detriti, però anche qui guarda che belli. Ci sono ancora pavimenti d'epoca, ma ormai proprio andati a ramengo. No, una pulizia si potrebbe anche fare, sì, di questi, ma... però hai voglia. Ma qui sto facendo vedere questa, è la parte crollata. Questa è una parte proprio che è crollata tutto. Di lì c'è un'altra ala. Anche qua è crollato tutto. Di lì c'è un'altra ala dell'edificio. E di qui anche, ma come ci si arriva? Non di qua. Sicuramente no, a meno che... Non di qua, probabilmente per andare di là dal piano terra ci sarà un'altra scala. Invece per andare di qua, per andare di qua è dura. Per andare di qua bisognerebbe passare... No, guarda che è crollato quella parte di Marco. Sì, lo so che è crollata, però volevo vederla almeno più da vicino. Faccio proprio il cratere. È il tetto dove sotto ci sono quello che pensavamo che fosse uno studio, che probabilmente era uno studio, con tutte quelle mensole, armadi, archivi. E per andare nell'altra ala si passa di qua, ma... Allora, notare qua che c'era una carrucola. E di qua invece come ci si arriva? Non ci si arriva. Ullala! Occhio okay. Solo da queste quella porte. È una carrucola. Okay. Lì sopra. Questo è proprio un armadio, l'armadiaccio che sta venendo giù. L'armadiaccio che viene giù ci deve essere un altro piano, ma è proprio una stanza e basta. Si vede da qui sotto perché ci sono le finestre a sinistra. Muro a destra deve essere proprio solo uno stanzino sotto tetto. O il solaio anche. Siamo scesi giù. Sì, e... siamo al piano terra. Sì, esatto, no. Qua non siamo stati. Quindi sono dei lavandini. Sì. Lavandini ribaltati. C'è anche uno stand di biancheria ormai arrugginito. Eh sì, perché probabilmente quel piano terra c'erano, ecco, gli urlò, c'erano le cucine. Sì. E lavanderia. Questa è la parte crollata che prima abbiamo ripreso dall'alto, ma che bello, c'era tutto il tetto anche qui a cupola. Venuto giù. C'è quest'ala di qua con quelle finestre, come ci si arriva? Vediamo. Andiamo a vedere magari di là che non ci siamo stati. No, per arrivare di lì. No, si arrivava per forza passando da qui dentro. In quell'ala lì, quindi non è più visitabile, magari da riuscendo a passare da fuori. Allora intanto però guarda qui c'è qualcosa di interessante. Allora ci sono le porte ancora con i vetri, con qualche vetro, proprio qualche, e c'è anche addirittura ancora la maniglia dell'epoca. Già. Qui c'era anche un caminetto. Sì, qua i soffitti sono ancora a posto. Sì. Deve essere tutto affrescato anche qua, si vedono proprio i resti dell'affresco, ma l'umidità sta facendo venire via tutto. Che brutto, che peccato, anche i muri dove erano tutti affrescati. Qui il, guarda che bel caminetto che c'era. C'era. Questa è opera di vandali, sfondarlo così. Qui tra le intemperie e i vandali. Perfetto.
Allora, qua anche qua, guardate qua che bella la decorazione del soffitto. Quello che ne resta, perché Sì. anche qui ci sono i buchi che sta venendo giù. Qui anche pezzi di parquet. E qui doveva esserci un altro caminetto. Sì, qui c'era il pavimento di legno, che però ormai è marcio anche questo. Eccolo. Un altro caminetto con dei tendaggi di velluto. Sì. Sì, Tutti era sbattuti qui. esatto. E qua? No, qua c'è un altro piano visitabile. Sì, è tutto il piano terra. Anche di sopra ci sarebbero state le Ma stanze. Guarda che guarda, bello questo aspetta, stiamo sul pavimento. lato che lì non mi fido. Sì, Che bella perché? decorazione della porta. No, ma Ancora. qui non ti fidi. Guarda un attimo che cosa strana. C'è il soffitto affrescato e sopra gli hanno fatto un intonaco che è quello che è venuto giù. Ma Sì, se vedi l'affresco è sotto l'intonaco, perché? Uno dei restauri fatti male. può essere. E poi qui un altro, penso, Guarda, caminetto guarda che decorato. muffa, guarda che strato di muffa. No, Mamma mia, fa anche schifo poi questo deve toccare. essere una tela tappezzeria, Sì. resti di tappezzeria che sta. E qui, ma che bello che deve essere questo cammino, guarda questo affresco. Sì, No, è infatti. una porta, è una, che bella. Qui Anche su qua sopra, guarda tutto. dovrebbe essere tipo una dispensa perché ci sono ancora delle ciotole in vetro. Due. Qua mettevano tipo i piatti, le Sì, te stoviglie perché. l'ho detto, qua sotto ci devono essere cucine, dispensa. No, magari la dispensa sotto in cantina. Anche qui, vedi, c'era il tetto a cupola con l'affresco. Ah, ecco perché. Perché era uno stanzone unico e questo muro qua è stato costruito dopo. Vedi che divide in due Sì, il tetto, la cupola. È stato allora costruito qua, no, dopo, però. qua siamo al punto di partenza. Ah, qui c'è il bagno con la vasca ancora, le Ah, no, tubature. non c'eravamo passati No, lì. no, C'è no, no, guarda, qua c'è una vasca. C'è pavimento di marmo. ancora la vasca da bagno, Vuoi vedere, lo vedere? scheletro. Lo scheletro, però lo scheletro intero. Sì. Tutto il resto, come al solito, è stato portato via, figuriamoci. Anche le piastrelle sono state portate Sì, in via. questo caso, meticolosamente, una per una. Con precisione qui qualcuno si è rifatto il bagno in casa. Quello Esatto, con un piastrelle d'epoca. e anche le piastrelle del pavimento. Esatto. Tagliate dritte qui. No, qua non è opera di vandali, ma di una persona Sì, che. qui è qualche muratore che sapeva fare bene il suo lavoro, piastrellista o qualcosa del genere. Qui si vede che non c'è più niente ormai. Usciamo di qua, vediamo. Eccoci, sto aspettando Marco. Eccomi qua. Qui Tananana. Per andare a vedere. dove siamo? Qui la stanza dove c'era il camino, la porta tutta decorata. E anche sopra, non abbiamo notato prima. Sì, no, io l'avevo anche ripreso. Però che bello che Tutta decorata. E andiamo è. Sì. Questa è qua. una stanza che non avevamo No, visto. che ci sono ancora gli specchi con la decorazione. Resti di specchi, Sì, quello che è lì. meglio non toccare. E qui Questo doveva essere. Oh, addirittura guarda che bello! frigoriferi. Sì, no, guarda che bella questa. Tutto Bellissimo. lo specchio decorato. Mi abbaglio da solo. Che bello! Qua. Qui doveva essere un super quadro. E adesso c'è lo Sì, slide. Questi sono dei forni. forni, Una panchina, frigorifero. anche lì un'altra porta con lo specchio. E qui, guarda, wow, deve essere tutto affrescato, che bello. Sì, che bello. E qui un altro mega camino con i resti del decoro ormai andati via. E qui addirittura una pentola. Sì, te l'ho detto, qui doveva essere cucina, qui in basso la cucina. Era la lavanderia, Sì. e infatti così si spiegano anche i montacarichi che portavano le altre cose in piani di sopra. Sì, ma che peccato vedere
così di qua. Ah, quindi è la porta che dall'altra parte è stata murata. No? Qui era un armadio. Sì, un armadio a muro. Questo era un armadio a muro. Che però è uguale alla porta dall'altra parte, a specchio. Qui ancora la bombola del gas addirittura. Lasciamola lì. No, no, non tocco niente io, eh. Faccio solo delle fotografie. Bene, siamo di nuovo fuori, all'aperto. Che bella che era questa villa, proprio bella. E facciamo un giro. Questa è là dove non siamo riusciti a entrare. Ma magari di qui c'è qualche ingresso. Come no? Ingresso murato. No, c'è sì, una porta a vetri con davanti la grata. Qui, questa era tutta... La tenda da sole. La tenda. Eh no, di qua non si passa. Proprio tutto chiuso. Non siamo riusciti a vedere questa ala. Sa che... Sei tutto bloccato, ho detto prima eravamo là sopra. E qui? Il giardino, c'era anche una fontana, andiamo a vederla. Il giardino è una cosa immensa. E qui c'è... La fontana con una statua in mezzo ormai. Sì, dovrebbe essere una fontana. Qui è tutto ghiacciato, anche perché fa freddo, ci sono 2 gradi, uno e mezzo, due dovrebbero essere. E se ci fosse bel tempo, ci sarebbe il panorama, si vedrebbe fino all'altra parte del lago. Oibò, si vede, però malissimo. C'è una foschia tremenda che non finisce più. Però è molto suggestiva questa visione. Oh, qui poi... C'è un dirupo, un sotto un'altra parte, ah ecco lì ci sono delle scale, poi ci sono varie discese. Là una specie di panoramica, di balcone panoramico, e sotto ci sarà anche il porticciuolo, perché questa villa, eccola lì, era immensa, era la più famosa di tutto, la più rinomata di tutto il Lago Maggiore. Aveva il parco che era immenso, solo la riva che era occupata da là in fondo fino all'altra parte erano 750 metri di riva, tutto di proprietà di questa villa, era tutto parco, il parco con piante esotiche, infatti si vede che ci sono ancora delle palme, tante palme, però ormai si vedono le condizioni di come è lasciato andare anche questo. Un giardino, se non lo si cura, non dura. O diventa una foresta, o diventa tutto così, lasciato andare. Comunque, continuiamo il giro della villa. Qui siamo sul davanti. Da questa parte ormai resta solo la facciata. Di qua c'è il dirupo. Il dirupo con sterpaglie ormai altissime. Sì, anche perché la parte crollata e tutte queste piante, che queste sono crollate, sono venute giù, si vede, sembra quasi una frana che ha portato giù. È stato nel 2012. Sì, nel 2012 c'è stata una tromba d'aria che ha distrutto probabilmente quella parte ricrollata, il tetto, la parte centrale, e ha tirato giù un bel po' di piante. Ma scusa un attimo, Sì? Io andrei un attimo sul pontile per vedere. Beh, decisamente sì, cioè già che siamo qua, andiamo a vedere il pontile. Ecco, qui
siamo venuti sulla specie di pontile, balcone, qui c'erano anche le scale per scendere più in basso, ma sono tutte distrutte anche loro, e c'era di sotto tanti piani, tanti livelli, palme, ma che bello, sì, palmizi, qui ci sono tanti livelli fino ad arrivare giù sul lago, che però adesso, una volta arrivavano sul lago, adesso c'è la strada statale, questa è la strada statale numero 34, quella che costeggia tutto il lago, da Fondotoce, passa di qui da Verbania, Giffa, su e arriva su fino in Svizzera, e di lì adesso c'è la foschia, però c'è una foschia tremenda, sennò ci sarebbe un panorama spettacolare. Notare qua che hanno anche portato via le ringhiere, infatti. Panettoni, ringhiere, tutto. Bene non sporgersi, sennò si cade di sotto. Questa è la villa ripresa dal pontile, quel che resta sembra la classica casa delle streghe. Mi sembra tanto Villa dei Vecchi, vero o no? Sì, come condizioni. Come condizioni, sì. Questa è molto più grossa, ma un peccato. Comunque ci manca lì di fianco, dovrebbe essere la casa dei custodi, della servitù. Andiamo a vederla, tanto si entra facilmente, ho notato prima. Quella lì in fondo dovrebbe essere, pensiamo, la casa della servitù o dei custodi. Ecco, ma che andiamo. Visto che è tutto aperto, esploriamo. Sì, andiamo a vedere la dépendance. Siamo entrati, qui Marco che sta finendo di scavalcare. Sì, qui si sono utilizzati tipo murali, ma tanto questa non sembra una costruzione artistica. No, è più ben tenuta rispetto alla villa, però qui ci sono sei bagni, probabilmente un bagnetto, ma qui c'è un muro e qui vediamo tutto l'ammasso di cavi che i lampirani sono portati via. Qui c'è un muro. Un muro, ci dovranno essere piastrelle colorate, granito, no? È già così. Sì, sì, decorato. Un muro decorato. Qua presumo ci sia stato un caminetto. Sì, qui c'era un camino proprio, si vede bruciato, usato. Qui la cappa d'espirazione. Guarda, dopo possiamo tranquillamente uscire da questa porta senza scavalcare. È vero. E si passa da davanti, sì, si esce fin davanti. Sì. Prendiamo anche qui. E qui si vede l'altro lato della villa. Si sono sbizzarriti anche all'esterno. Qui c'è la villa. Ma qui ci sono dei piani di sopra e anche una terrazza. Proviamo a vedere se si sale. Eh sì, ormai sono curiosissima. Vabbè. Andiamo qua. Perché qui a piano terra mi sa che oltre a qualche murale scrollato che si ubriaca. Vedere l'ape che si ubriaca. E il satanello con la cresta punk. Non c'è nient'altro di interessante al piano terra. Andiamo, cerchiamo le scale a questo punto. Yes. Che saranno lì fuori. Stiamo proseguendo in cerca delle scale, ma presumo che questi muri decorati siano stati costruiti per chiudere il passaggio. Allora, qua notare dei simpaticissimi murales, quindi un satana con il piercing al setto nasale e la cresta da punk, e qui un'ape che si ubriaca. Marco, scale qua allora non ce ne sono? Ti faccio vedere dove dovevano essere le scale. Vediamo. Allora, qui entri dentro, entra pure. Sì, a parte i cavi che si sono... i cavi che ho fatto, lì dentro c'è quello che doveva essere un bagno. Sì. E infatti se vedi per terra sulla destra c'è lo scarico lì. Sì. Quello che doveva essere lo scarico del cesso.
ma si sono portati presso via tutto. Se vedi qui, sì? Da qui dovevano salire le scale, da qui a terra, così salire e salire su fino a qua. Se vieni di qua, no, no, di qua, vieni, vieni. Ecco, ecco perché le persiane sono ridotte così bene, perché nessuno ci è salito. Perché per salire si sale di qua, e quindi abbiamo finito le sfumature di questa casa. Esatto. Peccato, sopra doveva essere più antica, più interessante. Qui sotto hanno ristrutturato tutto. E invece non ci resta che uscire. Dopo la dépendance stiamo scendendo il sentiero che dovrebbe portare al lago. Sì, infatti questo porta giù fino al lago, ma ci conviene andare? No. Esatto, no, ci conviene andare via, intendo dire. Esatto, anche perché il lago lo vediamo benissimo da qua. Poi dopo che un anno e mezzo fa mi sono fatto tutto il giro del lago in kayak, lo so già benissimo come è fatto. L'esplorazione di Villa Poss è terminata, quindi io, Marco e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo, seguiteci su Facebook come La Malettita Feliz e Two Speed Music and Travels. Quindi ci vediamo alla prossima esplorazione, al prossimo spreco urbano, ahimè. Oh yeah!